Buongiorno, benvenuti a tutti e a tutte. È un onore e un piacere per me aprire questa sesta conferenza annuale della European Academy of Religion e darvi il benvenuto a Bologna. Avviamo i lavori di quest'anno con un entusiasmo rinnovato, dopo due anni durante i quali la pandemia ci ha costretti ad adattarci a nuovi e diversi modi di proseguire nel nostro lavoro, incontrarci e scambiare idee. E ripartiamo convinti che sia necessario tornare a incontrarsi di persona, anche qua a Bologna, perché lo scambio possa essere spontaneo e immediato, ma anche ritorniamo a trovarci consapevoli oggi, più di due o tre anni fa, che le tecnologie possono metterci nelle condizioni di immaginare nuovi modi di fare ricerca, di accedere alle fonti del nostro lavoro e di lavorare insieme. Nei prossimi quattro giorni, 20 aule distribuite tra la sede della Fondazione per le Scienze Religiose in via San Vitale 114 e il plesso Belmeloro in via Andreatta ospiteranno circa 6 ore al giorno per un totale di 610 relatori e relatrici, con un pubblico di almeno 850 persone. Considerato che stiamo appena uscendo da due anni di pandemia, che ci ha costretto veramente a stare ognuno nella propria casa, quando non nel proprio studio, credo che questo sia importante dirlo. E credo che questi numeri siano una chiara testimonianza di una serie di elementi. Il primo è la vitalità dell'associazione, della European Academy of Religion, che ho avuto la fortuna di presiedere quest'anno e che raccoglie studiosi e studiose, dipartimenti, centri di ricerca, editori e infrastrutture di ricerca, che sono interessati allo studio e alla diffusione del sapere sulle religioni, e che provengono da un'Europa culturale, ci piace dirlo. È un'Europa che si estende ben oltre i confini politici dell'Unione e che ha come tratto distintivo l'inclusività. Inclusività di discipline, di persone e di prospettive. Il secondo elemento è l'interesse delle istituzioni politiche e culturali europee e italiane che sostengono gli sforzi che la nostra comunità scientifica fa nel portare i risultati del proprio lavoro scientifico ai livelli di qualità sempre più alti e al grande pubblico, nella convinzione che lo sviluppo tecnologico possa aiutarci a sviluppare il sapere su frontiere nuove, ma che questo non abbia senso se non si traduce in una diffusione di quel sapere più ampia e attenta ai linguaggi, alle culture e alle generazioni. Il terzo elemento è il sostegno che la città di Bologna, la sua università e la regione Emilia-Romagna ci offrono tutti gli anni per permetterci di osservare un dogma istituito fin dall'evento di lancio della European Academy of Religion che abbiamo fatto nel 2016 nell'Aula Magna di Santa Lucia. Il dogma è tenere il convegno nel centro di Bologna, perché chi vi prende parte possa partecipare, sebbene solo per qualche giorno, alla vita culturale della città e la città possa arricchirsi anche della presenza di tutti gli studiosi e le studiose che come voi popolano il convegno, che quest'anno si presenta con un tema, lo sappiamo, il tema Religione e Diversità, che ambisce a mettere in luce in che modo i testi, le dottrine, i culti, le pratiche e le norme che caratterizzano le comunità di fede trovano ragion d'essere e contribuiscono a trasformare e rappresentare la diversità religiosa all'interno delle nostre società. E in particolare, in che modo la diversità delle e tra le comunità di fede dia vita a forme di dialogo o di conflitto, che è un tema ovviamente quanto mai attuale se si guarda al ruolo delle chiese nella guerra russo-ucraina. Questo è il tema che funge da filo rosso tra le quattro lezioni magistrali che ospitiamo in questi giorni, una al giorno presso il Teatro San Leonardo, sempre in via San Vitale. Questa sera, alle 18:15, la professoressa Krüger, dell'Istituto per la ricerca interdisciplinare di Heidelberg presenterà una lezione dal titolo The Multidimensional Entanglement of Restriction on Religious Diversity, a Myanmar Case Study,
che presenta appunto il caso del Myanmar per comprendere in che modo i confini, gli ostacoli e le restrizioni che sono posti alla diversità religiosa siano strutturati a livello politico, sociale e individuale. Domani alle 9 la professoressa Braten della Norwegian University of Science and Technology terrà la lezione New Social Patterns, Old Educational Structures, Comparative Perspectives on How Diversity Challenges Religious Education in Europe. E descriverà le sfide che la diversità religiosa europea pone al sistema scolastico, in particolare alle forme di insegnamento della religione a scuola. Mercoledì 22, alla sera alle 17, il decano della Divinity School di Harvard, David Hampton, ci racconterà, attraverso la sua lezione From Non-Sectarian to Multi-Religious, an Educational Experiment in Religious Diversity, ci racconterà in che modo una delle più importanti scuole di teologia e studi religiosi del nostro emisfero, con una forte tradizione protestante liberale, sia riuscita, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, a leggere, decifrare e accogliere la diversità religiosa all'interno dei propri programmi accademici e dei propri interessi scientifici. In ultimo, nella mattina di giovedì, la presidente dell'Associazione Internazionale degli Psicologi della Religione, Halina Grzimala Moskinska, spero di averlo pronunciato correttamente, presenterà i risultati dei suoi studi con i rifugiati e il ruolo che la fede può avere nel sostenere la ricostruzione delle vite di queste persone, delle loro identità e delle loro storie. In questi giorni, nel nostro programma, ospiteremo anche il lancio della Infrastruttura Europea di Studi Religiosi, Resilience, che si mette al servizio della comunità scientifica, al vostro servizio, e i cui studi attraversano, i cui servizi si occupano o sono a disposizione di tutti coloro che studiano le esperienze di fede e che in Italia quest'anno ha ricevuto un finanziamento importante, 22 milioni di euro provenienti dal PNRR, dal Piano di Ricostruzione e Resilienza, per accompagnare una nuova generazione di studiosi e studiose verso l'utilizzo delle tecnologie più recenti su fonti e strumenti propri del nostro settore di indagine, del settore di indagine su cui tutti lavoriamo. Mercoledì 22 ci sarà un evento di particolare importanza per chi, come i miei compagni di lavoro e me, studia alla Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna. Da qualche anno, infatti, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, abbiamo istituito un premio in memoria di Giuseppe Alberigo, che ha dedicato 54 anni del suo lavoro all'istituto di cui facciamo parte. Il premio è assegnato a studiose e studiosi impegnati nella ricerca di discipline storico-religiose, esegetiche e teologiche. E mercoledì saranno in due a ritirare il premio. Edwin Christian Van Driel, del Pittsburgh Theological Seminary, verrà premiato per il suo volume Rethinking Paul, Protestant Theology and Pauline Exegesis, pubblicato nel 2021, e Sarah Shortall, dell'University of Notre Dame, per il volume Soldiers of God in a Secular World, Catholic Theology and 20th Century French Politics, uscito nel 2021. Tra le tante iniziative e attività che scandiranno le nostre giornate, vi invito a prendere visione del programma che è sul sito della European Academy of Religion. Vi segnalo altri tre eventi che sono più di natura culturale. Prima di tutto la mostra Buddha di Michael Kenna, che raccoglie 111 volti del Buddha che il fotografo Michael Kenna ha donato alla Fondazione per le Scienze Religiose. E la mostra è visitabile tutti i giorni presso l'oratorio di Santa Maria della Vita in via Clavature, qua vicino, ed è aperta sino al 24 luglio, quindi avrete tempo, se vi tratterrete in città anche oltre il convegno, di poterla visitare con agio. Ci sarà poi la mostra The Art in the Shoah della collezione di Yad Vashem, che apriamo oggi e sarà aperta sino al 26 giugno presso la Biblioteca di Arte e Storia di San Giorgio in Poggiale. E poi lo spettacolo teatrale Pragma, sul mito di Demetra, del Teatro Acropolis, che andrà invece in scena domani sera, alle 20:45 al Teatro San Leonardo.
Prima di chiudere vorrei solo spendere due parole di ringraziamento, prima di tutto ai partner di quest'anno. Il Parlamento europeo, la rappresentanza in Italia della Commissione europea e la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO anche quest'anno ci hanno riconosciuto, hanno scelto, accettato di patrocinare la nostra iniziativa. Il Ministero per l'Università e la Ricerca, il Ministero italiano e quello della Cultura, che insieme alla Regione Emilia-Romagna, che è la regione che ci ospita, e il suo ufficio di promozione turistica, al Comune e all'Università di Bologna, ci sostengono nella ideazione e organizzazione di questo convegno. L'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, la Fondazione Carisbo, il Genus Bononie e la Biblioteca dell'Archiginnasio, che oggi ci ospita in questa bellissima sala dello Sabbat Mater, perché hanno voluto promuovere con noi il nostro programma culturale e di questo li ringraziamo profondamente. E il professor Melloni e la Fondazione, che è il luogo dove le idee diventano progetti e dove l'Academy ha la sua casa. Infine, un grande ringraziamento va ai compagni e alle compagne di lavoro della Fondazione, che hanno reso possibile la realizzazione del convegno nei suoi aspetti scientifici e organizzativi. Grazie. Come avete visto dal programma, quest'oggi siamo onorati della presenza di diversi ospiti, e in particolare dell'Arcivescovo di Bologna, Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, scusate, che invito a prendere la parola. In realtà era vero, perché io di per sé, il mio papà si chiamava Zuppa, quindi c'aveva pure ragione. Poi dopo, quando si sposò, ha cambiato in Zuppi, quindi era una... Bene, no, grazie, io ringrazio, saluto anzitutto tutti gli ospiti, sentitevi a casa a Bologna, accolti dall'Istituto, dal Comune, accolti dalla Chiesa di Bologna, in questa fraternità che a Bologna si respira, che è la scelta anche della nostra città, che è la scelta dell'Università, del Comune e della Chiesa, di rappresentare un laboratorio di riflessione, ma anche di decisione. Ma se c'è la decisione e non è accompagnata o preceduta dalla riflessione, è pericolosa. E qualche volta pensa di trovare le soluzioni senza una necessaria riflessione. Qualche volta si discute all'infinito e si pensa che possiamo discutere all'infinito. La storia poi va avanti e in genere purtroppo le decisioni qualche volta vengono prese in maniera istintiva, con qualche pericolo di rispondere più alla pancia che alla testa e al cuore. Siamo contenti e sono contento come Chiesa di Bologna perché ormai comincia a essere una piccola tradizione questo incontro, e ogni anno credo che si arricchisce non soltanto di persone che lo compongono, ma anche di profondità, e anche acquista un valore nella situazione particolare. Credo che lo comprendiamo in questi mesi ormai lunghissimi, perché 3 mesi di guerra sono eterni per chi vive la guerra. Un giorno solo di guerra non finisce mai. È come quando qualcuno di noi ha qualche sofferenza fisica e il tempo non passa mai. 3 mesi di guerra è un tempo che ci impone una riflessione ancora più consapevole, perché le religioni rappresentino quello che è il sentimento più profondo che contengono, cioè una riserva di umanità, una riserva di pace, una riserva di dialogo,
è anche una riserva di intelligenza umana, perché le religioni spingono all'amore per Dio e quindi all'amore per il prossimo. E l'amore diventa intelligenza, deve diventare intelligenza. Ecco, per questo credo che il dialogo che comincia oggi è importante di suo e particolarmente importante oggi. Ed è un dialogo tra le religioni e anche all'interno delle religioni, perché le violenze usano, le violenze, le logiche delle guerre, i nazionalismi, usano le religioni e immiseriscono le religioni. E allora se le religioni sanno indicare il grande orizzonte della vita, della pace, dell'umanità, si riduce lo spazio per la divisione, per la violenza. Ecco, per questo credo che i laboratori, la riflessione di questi giorni, che sono, credo, che uniscono due aspetti fondamentali: lo studio accademico, con la piena dignità di questo, e allo stesso tempo la realtà. Qualche volta il rapporto non è immediato, ma sempre dove si approfondisce la complessità della realtà, questo darà delle soluzioni o indicherà delle possibilità, costruirà comunque sia un ponte. Credo che sia davvero decisivo, forse da questo nasceranno anche delle scelte, sicuramente saremo anche tutti più convinti di alcune scelte di pace che le religioni e la realtà ci impongono. Vorrei concludere con leggendo il numero 50 del Fratelli Tutti, che è un documento di Papa Francesco, in realtà scritto dal dialogo, perché il dialogo cambia tutti, fa crescere tutti, e quindi dal dialogo con Al-Tayeb, rettore di Al-Azhar, e con i tanti che in questi anni hanno fatto crescere il dialogo tra le religioni, è maturato questo documento che credo che sia davvero una grande visione su cui muoversi tutti, in particolare gli uomini di religione, perché per Fratelli Tutti, chiunque sia, con qualunque appartenenza, con qualunque convinzione, davvero ci dà una grande prospettiva e dà anche un senso al nostro lavoro. E il numero 50, ed è il mio anche augurio per i lavori di questi giorni, recita così: possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella conversazione pacata o nella discussione appassionata. Non abbiamo timore anche della discussione appassionata, se è in questa prospettiva e se non diventa i penosi talk show in cui l'importante è parlare sopra gli altri. Qui parlerete insieme agli altri. È un cammino, dice Papa Francesco, perseverante, fatto anche di silenzi e di sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta esperienza delle persone e dei popoli. Il cumulo opprimente di informazioni che ci inonda non equivale a maggiore saggezza. Ho l'impressione che, direi, forse diventa una maggiore ignoranza, per di più presuntuosa, ma questa è un'aggiunta mia. La saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche in internet e non è una sommatoria di informazioni la cui veracità non è assicurata, anzi più delle volte sono anche fake news, ben confezionate, quindi ancora più pericolose.
In questo modo non si matura nell'incontro con la verità. Le conversazioni alla fine ruotano intorno agli ultimi dati. Non si presta invece un'attenzione prolungata e penetrante al cuore della vita. Non si riconosce ciò che è essenziale per dare un senso all'esistenza. Il problema è che una via di fraternità locale e universale la possono percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a incontri reali. Ecco, io credo che il locale è Bologna, l'istituto e questo incontro, la via di fraternità è quella che vivrete in questi giorni, di spiriti liberi disposti a un incontro reale per aiutare la realtà a essere umana così come Dio ci chiede a tutti. Grazie. Grazie per queste sue parole. Do la parola ora all'assessora per le relazioni internazionali del Comune di Bologna, Annalisa Boni. If you can see me, I'm so short. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, un buongiorno particolare al nostro arcivescovo cardinale Don Matteo Zuppi, al professor Melloni e anche alla presidente Cadeddu, che vorrei veramente ringraziare perché ci avete dato questo spazio all'interno del vostro programma così ambizioso e denso che veramente ha attirato così tanti studiosi e tante persone. Siamo veramente fieri di essere qua con voi. E appunto sono estremamente onorata di essere qui con voi questa mattina anche per portarvi i saluti del Comune di Bologna. Purtroppo il nostro sindaco non è riuscito a venire, ha chiesto a me, assessore appunto alle relazioni internazionali, politiche, fondi europei, transizione ecologica, e alla sua delegata al dialogo fra religioni, Rita Monticelli, che interverrà dopo di me. Quindi insomma, grazie mille. Sono particolarmente felice di essere qui per tre motivi. Uno, perché vedere l'Europa a Bologna è una cosa bellissima, anche se qui ho capito ci sono anche molti più paesi che vanno al di là dell'Europa, quindi ancora meglio. Dobbiamo appunto portare sempre più Europa e internazionale in qualche modo a Bologna e considerare l'Europa come una politica a sé stante, una dimensione chiave che fa parte del governo della nostra città. Molto spesso era considerata una scelta, si fa Europa o non si fa Europa, ed era sempre vista come un po' una politica estera. Oggi questo non può essere più visto così, perché le politiche nazionali e locali vengono dal quadro europeo per la maggior parte di esse e soprattutto anche dei fondi, abbiamo appena sentito parlarne stamattina. E quindi una città non può essere una città forte, di successo, se non è connessa attraverso reti di città, di università, ma anche di tanti altri player importanti. Quindi è bellissimo che gli studiosi, i ricercatori, tutte le persone che come voi lavorano sulle religioni, sulla religione, abbiano deciso di creare questa accademia e quindi di ritrovarsi, lavorare insieme, ritrovarsi proprio qui a Bologna. Perché appunto l'Europa è diversità e questo è un po' il secondo motivo che mi rende felice di essere qui, perché la diversità è il tema che avete scelto per questo convegno di quest'anno. E il motto dell'Europa lo conoscete tutti, no? Unity in diversity, è questo il motto dell'Unione Europea, ed è in tutti i sensi. Io mi sento profondamente europea, per esempio, sono nata in Italia, cresciuta a Lussemburgo, a Bruxelles, ho lavorato per dei francesi, per altre nazionalità, mio marito è britannico di religione musulmana, io sono di religione cattolica, ho tanti amici e parenti di tutte origini e religioni, insomma per me questa è una vera ricchezza, la diversità è la chiave della ricchezza, per cui il tema che avete scelto è veramente, come si dice in inglese, spot on, no? È proprio azzeccatissimo, perché mai come oggi, come in questo momento storico, che è un momento storico molto particolare, abbiamo bisogno di unità nella diversità. Abbiamo una guerra in corso in Europa,
praticamente, dove chi ha deciso di scatenarla comunque non crede in questa visione dell'unità nella diversità. E quindi, ecco, è molto importante lavorare uniti proprio per dimostrare che la diversità, anche nella religione, è veramente un fattore di ricchezza e soprattutto di pace. Quindi è molto importante che organizzazioni come la vostra possano andare avanti e noi siamo felici di poterla sostenere e siamo grati per il lavoro che fate. Infine, parlando proprio di guerra e pace, direi sono felice di essere qui per il terzo motivo, perché mi avete dato l'opportunità di condividere con voi un testo che ho letto qualche giorno fa, il manifesto del 1955, quindi in un contesto completamente diverso da quello attuale, un manifesto firmato da Russell, Einstein ed altri ricercatori e scienziati che in qualche modo in quel periodo richiamavano i leader mondiali ad evitare il rischio della bomba atomica e soprattutto a trovare mediazioni di pace ai conflitti del mondo. Il contesto, come dicevo, è cambiato, sì, ma i rischi sono gli stessi, li viviamo, però allo stesso tempo il messaggio più importante rimane valido e non vorrei proprio sottolinearlo, che è quello di non dimenticare la nostra umanità, l'ha menzionato anche il nostro cardinale. La vorrei leggere in inglese questa breve cosa che ho preso da questo manifesto. We have the power to choose continual progress in happiness, knowledge and wisdom. To exercise this power, it is essential to remember our humanity and forget the rest. If we can do so, the way lies open to a new paradise. Quindi, di fronte a tutte queste molteplici crisi che si accumulano, no? L'una sull'altra e che stiamo vivendo oggi, è proprio il nostro dialogare insieme come umani, come esseri umani, che può aiutarci ad affrontarle e quindi appunto anche nella nostra diversità di religione, di cultura, di tutto. Ed è per questo che appunto il nostro programma di mandato ha deciso di mettere il dialogo al centro delle sue priorità. E quindi ha creato questa casa del dialogo fra religioni e culture, di cui anche Rita vi parlerà. Grazie mille, buon lavoro in questi giorni e benvenuti a Bologna. Grazie, e do la parola adesso a Rita Monticelli, che è la consigliera comunale con delega per i diritti e il dialogo interreligioso. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti, sono onorata davvero di essere qua come delegata del Sindaco ai diritti umani e al dialogo interreligioso tra culture, onorata di essere in mezzo a studiosi e a persone che credono fortemente che il dialogo interreligioso sia alla base non solo della nostra cultura, ma della nostra città, della cultura di pace. Senza questo dialogo continuerà invece a esserci violenza, discriminazione. E siamo davvero felici che il Comune abbia dato il patrocinio per questo percorso e volevo ringraziare in particolare non solo la Presidente dell'Academy ma anche il Professor Melloni, che oltre ad essere cattedratico della storia del cristianesimo ha anche cattedra UNESCO per la pace e per la religione e che devo dire è sempre una nostra guida fondamentale per chi si occupa non solo di religioni ma anche di dialogo interculturale. Ringrazio anche il Cardinale, il nostro Don Matteo, che è sempre al nostro fianco e in questo percorso. La Casa del Dialogo per le Religioni, infatti, nella città di Bologna, nasce con alcuni intenti fondamentali. Intanto nasce da una volontà di mettere insieme religioni diverse, confessioni diverse e culture diverse, senza una differenza tra di loro, perché spesso tra cultura e religione c'è davvero questa questione profonda della pratica della propria identità, del proprio essere, della propria appunto umanità. Quindi insieme al Cardinale Zuppi, insieme alla comunità islamica, alla comunità ebraica e poi a tutte le religioni che appartengono alla nostra comunità, si sta costruendo questa casa delle religioni che non è soltanto simbolica, ma sarà un luogo concreto e materiale che abbiamo già identificato, di cui poi parleremo invece concretamente più avanti. La città crede infatti moltissimo all'ospitalità di tutti e anche alla solidarietà tra differenze e diversità che insieme costruiscono il nostro cammino verso una cultura sempre più inclusiva, di rispetto e che si fonda su questa comune umanità di cui tutte le persone prima di me hanno parlato.
E in questo senso davvero grazie all'Academy of Religions, all'European Academy of Religion, a tutte le persone che partecipano, perché come si diceva, per costruire un luogo concreto, per dare un percorso fatto anche di infrastrutture nella nostra città, di luoghi materiali in cui poter incontrarsi e praticare il proprio essere, la propria comunità, è vero che la riflessione teorica, la riflessione e il dialogo anche da un punto di vista intellettuale, storico, ma anche per il futuro, è estremamente importante. Non ci può essere questa separazione, anzi sono dei cammini che debbono tutte le volte incrociarsi, andare avanti insieme. Per questo è anche sorta una facoltà all'università che riguarda un corso di laurea in culture, storia e religioni, in cui la partecipazione sempre del professor Melloni è stata ed è molto importante. Ringraziamo comunque l'Università di Bologna per questo passo avanti, perché la cultura delle religioni e del dialogo interreligioso, noi crediamo fortemente, debba essere parte della formazione anche dei nostri giovani, e questo è un punto davvero importante. E, si parlava di diversità, per noi la diversità, per noi, io insegno anche studi di genere all'università, è sempre stato un termine fondamentale. All'inizio, molti anni fa, un termine che parlava di discriminazioni, ma è diventato sempre di più un termine fondamentale non solo contro le disuguaglianze, ma un termine programmatico molto, molto importante per valorizzare le differenze e le diversità come fonte non solo di inclusione ma di ricchezza in tutti gli ambiti. E in questo le differenze e le diversità di religione costituiscono un punto fondamentale anche per una cultura della pace. Abbiamo visto, sappiamo, voi sapete molto meglio di me, che siete più esperti, di quanto sia importante. Per questo percorso di pace è molto importante questo amore, non solo verso Dio, come si diceva, qualsiasi esso sia, ella o egli sia, ma anche contro la paura dell'altro o dell'altra, cosiddetto. Sappiamo benissimo che il contrario dell'amore non è l'odio, ma è la paura. Quindi superare, andare verso questo amore l'uno degli altri, credo che sia un punto importante di cui comunque sapete parlare meglio di me, ed è stato detto in maniera migliore. Però quello, l'impegno di tutta la nostra città è quello di costruire spazi, luoghi, dimensioni del sapere, anche concreti e materiali, perché il dialogo interreligioso sia sempre più forte e sempre più costitutivo della nostra ospitalità, solidarietà e città dell'inclusione. Davvero grazie per questo incontro, per noi davvero fondamentale, e parteciperemo sempre più attivamente a questi incontri. Grazie davvero tantissimo. Grazie a lei, e quindi grazie alle rappresentanti del Comune di Bologna. So che forse dovrete lasciarci prima, quindi vi ringrazio fin da ora. E do la parola adesso al professor Alberto Melloni, segretario della Fondazione per le Scienze Religiose. Grazie. Grazie a chi è intervenuto, al Cardinale Zuppi, padre fratello di questa chiesa, all'assessora Boni, alla delegata Monticelli, grazie al preside della Facoltà Teologica Fausta Ricci, al vicepresidente dell'Università di FES, il professor Aduan, che ringrazio insieme al segretario generale per la presenza qui dell'università più antica di Bologna, se si guarda anche al di là dall'acqua del Mediterraneo, l'università fondata da una donna, oggi la cosa viene notata molto di più. Grazie a tutti quanti i partecipanti, grazie ai miei compagni e compagni di lavoro che hanno preparato tutto questo lavoro. Ai primi di dicembre del 2016 prendeva le mosse da Bologna la European Academy of Religion. UR, questa era la sigla, sono uno specialista in sigle sbagliate, UR voleva essere ed è stata una piattaforma aperta a tutte le discipline scientifiche che attraversano o sono attraversate dall'esperienza religiosa, e dunque era portatrice di un'insofferenza mite ma intransigente verso chi crede di possedere, possedere i criteri con cui si decide che cosa è o non è ammissibile alla discussione scientifica ed accademica. UR voleva essere ed è stata un luogo d'incontro di quella casa comune europea,
quella che De Gaulle diceva dall'Atlantico agli Urali, quella che va dall'Africa, dove l'Europa ha rubato tutto quello che poteva rubare, fino al nord, dove è stato consumato, che include l'Unione, il Mediterraneo, i Balcani, il Medio Oriente, il Caucaso, la Russia, dove chi combatte il pregiudizio ignorante ha servito la pace con un tasso di insuccesso che tutti oggi vedono. E un tasso di insuccesso che ci motiva però ancora di più a pensare che il sapere, se è buono, serve alla pace fra le culture, alla comprensione fra le fedi e, nella fattispecie della tragedia ucraina, alla comunione fra le chiese. Nel 2016 IUAR suscitò un favore quasi universale, perché trovava nella ricerca storica, giuridica, filosofica, esegetica, teologica, politica, artistico-letteraria, comparatistica, sociologica, un consenso. E oggi, tornando a Bologna, mentre si spegne la pandemia del virus e si infiamma la pandemia della guerra, IUAR vede attorno a sé un panorama che è mutato da nuovi studi e da nuove sfide. È mutato il paesaggio della ricerca di molti paesi, c'è stata la Brexit che ha, come dire, amputato un pezzo dell'Europa, c'è stato un impegno in molti paesi su questi settori, pensa a quello che è accaduto all'Università di Münster e all'intervento del governo tedesco per creare là un grande polo di ricerca, ed è mutato anche il paesaggio del paese che vi accoglie. C'è oggi a Palermo la seconda biblioteca della Fondazione per le Scienze Religiose, dedicata alla storia e alle dottrine dell'Islam, che con i suoi 286.000 tomi in carta e digitali ha creato al centro del Mediterraneo un luogo che non rappresenta e non dipende da nessuna famiglia confessionale o spirituale dell'Islam, ma si propone di conoscerne i dinamismi e le movenze, in coerenza con quella che era stata l'intuizione nel 1953 di Giuseppe Dossetti di venire a Bologna, non perché gli piacesse Bologna, ma perché gli piaceva l'Ercaro, e per fondare quella che è diventata poi pian piano l'istituto e la fondazione. C'è oggi sia a Bologna che a Palermo un corso universitario, ci faceva accenno la consigliera Monticelli, un corso universitario di master nel quale si torna ad insegnare le teologie delle diverse religioni e tradizioni dopo 150 anni. Nel 1870 l'Italia espulse la teologia dall'università. Convergevano due ottusità gemelle: l'ottusità anticlericale, che riteneva così di espellere come superstizione i problemi che avevano appassionato Galileo e Leibniz, Pico o Hegel, e dall'altro la cecità clericale, che in fondo gradiva un controllo totale del magistero perfino sul dovere del teologo, iscritto nel diritto canonico vigente della Chiesa Latina fra le cose obbligatorie. Questa saldatura di ottusi aveva generato aporie culturali e giuridiche risoltesi solo nel 2019, quando l'Italia e la Santa Sede hanno firmato un accordo che riconosce i titoli ecclesiastici in virtù della Convenzione di Lisbona e non del Concordato. Questo atto apriva la via d'accordi fra facoltà teologiche e università di Stato per titoli congiunti, e i due vescovi e gran cancellieri delle loro facoltà teologiche regionali, l'arcivescovo di Palermo e di Bologna, hanno avviato questo esperimento dando la loro disponibilità a portare gli insegnamenti teologici propri degli Atenei, se e solo se si fosse fatto posto alle teologie delle altre chiese e alle dottrine delle altre fedi. Così sono nate queste lauree in religioni e civiltà, nelle quali le teologie cristiane, quelle ebraiche, dell'Islam e delle regioni dell'Asia sono entrate a pieno diritto, con effetti che si vedranno nel corso dei prossimi decenni. Non mi sono mai stancato di dire in questi mesi che abbiamo piantato querce e non fagioli, e dunque è inutile cercare l'ombra dopo un semestre perché si prende solo del gran sole. Altra cosa che è cambiata: c'è oggi una rete di un dottorato nazionale di studi religiosi. 28 Atenei, 43 borse di dottorato, dunque una media di 120 allievi sul triennio, con una cinquantina di docenti e un advisory board internazionale. Uno sforzo che ci è parso necessarissimo per mettere al sicuro gli specialismi, quelli linguistici, quanti oggi leggono dall'aramaico e come si fa a capire il Talmud se non si legge l'aramaico, quelli storico-critici, quanti oggi sono in grado di pensare alla diacronia al di fuori di quelli che sono i parametri valutativi della quantofrenia, che misura tutto in numeri e codici. E mettere al riparo gli specialismi teologici. Quanti oggi sono in grado di studiare la superstizione maschilista
che si è incistata nell'esperienza monoteista e domandarsi da dove è entrata e quanti danni abbia fatto, invece questo lo capiscono tutti. Gli specialismi esegetici, come si fa a studiare autori che conoscevano il Corano e la Bibbia a memoria e non avere coscienza né del testo né dello status della sua conoscenza. Questo sforzo ha permesso, grazie a Luca Ferracci, di creare questa rete ed oggi, io penso, in questi giorni sarà utile e saremo molto felici di poter lavorare con tutti quelli che sono qui e rappresentano scuole dottorali di Europa, Mediterraneo, Medio Oriente, Balcani, Caucaso, Russia e Africa, e di lavorare ad una rete europea per far circolare gli studiosi. Clerici vagantes si chiamavano ai tempi in cui questi stemmi rappresentavano qualche cosa, non perché fossero chierici nel senso di ordinati, ma perché erano persone che avevano fatto del loro mestiere, come si dice in gergo, una professione, e su questo rimando a Weber. E di questo abbiamo già parlato ieri con il vicepresidente dell'Università Al-Karawin, il professor Mohamed Adwan, e il segretario generale Zubir, che veicolano lo sforzo del Marocco verso tutta l'Africa occidentale, ma io penso che sia una cosa che può servire. È cambiato anche il paesaggio europeo, oltre a quello italiano. 6 anni fa, nel programma europeo settimo, del 7 programma quadro, i posti del religioso erano pochissimi. C'era un programma Religare, Religious Diversity and Secular Models in Europe, attivo dal 2010 al 2013, che aveva 2,6 milioni di budget europeo e 1 milione dei partecipanti. Poco dopo avrebbe vinto una gara con 48 concorrenti, che diceva che c'era qualcosa di storto nel sistema, Retopea, il programma di Religious Toleration and Peace, che si è concluso quest'anno con 2,4 milioni all'attivo. In quella data, però, 2018, la Fondazione aveva promosso la nascita di una starting community, RAIRES, che fino al suo primo bando puntava a creare un'infrastruttura europea di ricerca capace di entrare nella roadmap dello Strategic Forum delle infrastrutture europee e che, passato dall'incubatore del 2018, è entrata da adesso nella roadmap ESFRI, grazie al lavoro di Francesca Cadeddu e di tutto il nostro team. È un'infrastruttura importante perché non è uno strumento per finanziare della ricerca. Finanziare è l'ultimo dei problemi della ricerca. E poi io ricordo sempre a me stesso una cosa della mia mamma, che tutte le cose che si risolvono con i soldi non sono problemi. Invece la ricerca ha dei problemi, quindi non ha solo bisogno di soldi. È una struttura che serve per creare strumenti aperti a tutti i ricercatori. Qualche cosa che possa servire non semplicemente ad accelerare o rendere più comoda la vita di chi studia le cose, ma a fare alzare gli standard di conoscenza che ci sono necessari. E dunque il valore economico, di Resilience è 306 milioni, è importante non perché sono tanti soldi, ma è importante perché costituisce una sfida davanti alla quale potremo naufragare nella vergogna o avere un successo se riusciremo ad aumentare le quantità di conoscenze. Nessuno come la Chiesa Cattolica sa che se c'è stato qualcosa che ha preparato il Vaticano II e il suo rinnovamento della seconda metà del Novecento, è stata una sedimentazione di studi lunghissima, antichissima, spesso bastonata dall'autorità e in un certo senso rafforzata dalle bastonate, non è un suggerimento, rafforzata dalle bastonate, e che ha accumulato una quantità di sapere che a un certo punto ha trovato il suo alveo e, come una guardia del deserto, è arrivato fino in fondo. A questa infrastruttura l'Italia, come diceva prima Francesca, ha collaborato con un ingente finanziamento nel PNRR e adesso il problema è quello delle sfide. Delle sfide perché è mutato, ed è il mio ultimo punto, il set dei problemi intellettuali che attraversano i nostri campi di ricerca. Uscita dalla paideia delle classi dirigenti, la storia e i saperi umanistici in generale, oggi questi saperi sono sottoposti alla sfida dell'utilitas. Si chiede molto spesso, con più o meno volgarità, di dimostrare loro che servono.
che servono a qualcosa, di dire che cosa fanno. E quando uno sta restaurando un papiro di Ercolano bruciato, del quale non si legge più niente, ma si cerca di ritrovare quattro lettere andate perdute, onestamente è molto difficile dire che c'è un'utilitas e che c'è anche un grande impact e tutta quella serie di principati e potestà che vengono sovrapposti alla ricerca. Per le discipline qui rappresentate, la sfida, la tentazione è quella di riuscire a reclamare la propria utilitas rispetto a tutto quello che è interfaith, interreligious, intercultural. In un mondo che si crede più complesso solo perché ha dimenticato quanto lo fosse prima, o più violento solo perché ha dimenticato quanto lo sia stato, e che chiede spesso ai leader religiosi delle cose che è al tempo stesso facile e difficile dire, di disconoscere la violenza, ma che possono essere vere se hanno alla loro base una riscoperta di quelle che sono le fondazioni ultime e supreme di quell'impegno etico per la pace che c'è, che sono capaci di leggere perciò i segni dei tempi. Il cardinale Zuppi ci ha fatto ricordare negli ultimi giorni un passaggio di Gaudium et Spes che, essendo io cintura nera di Vaticano II, avrei dovuto ricordarmi meglio di lui, invece non è vero. Gaudium et Spes non dice che noi viviamo nella pace. Io ho sempre pensato di essere vissuto nella pace, che mio nonno Passarotto era stato coscritto da Napoleone per la guerra in Russia, sua nonna ha fatto la guerra a Sebastopoli, mio nonno è andato sul fronte del Piave, mio padre in campo di concentramento, io avevo vissuto in pace. Invece ci ricorda il cardinale arcivescovo che Gaudium et Spes insegna che noi siamo vissuti nella tregua, e che andava trattata con tutta la delicatezza con cui si tratta la tregua e non con la sufficienza con cui si può trattare la pace. Torno sul punto. Il nostro compito allora non è quella di assecondare una logica di tipo ideologico, come se ci fosse un'ideologia del dialogo che si contrappone ad un'ideologia della violenza. Il nostro compito è costruire quel passato di umanità nel quale quasi sempre le fedi sono state usate ed abusate per uccidere, in un intreccio di motivi politici che nulla tolgono al problema di fondo, che è il modo in cui la continua riscoperta del tesoro che uno ha a disposizione fa scoprire significati che non ci sono. Gregorio Magno, nel commentare il libro di Ezechiele, che noi conosciamo attraverso tre reportazioni straordinarie del momento in cui la guerra c'era, commenta il carro che Ezechiele vede nella sua visione con le ruote che girano da tutte le parti e conia quel famoso detto divine loquia cum legenti crescunt, le parole divine crescono con chi le legge, e questo motiva il nostro continuo tornare al testo, alla tradizione, alla storia di quel testo e di quella tradizione. Il nostro compito dunque è, in questo contesto nuovo, nel tempo della guerra, fornire un sapere che permetta alle coscienze credenti di avere lucida coscienza delle loro responsabilità e a quelle gnostiche di sapere che ogni pretesa di diventare religione dello stato irreligiosa con le sue inquisizioni nutre mali che verranno prima o poi, come dimostra ad esempio la dialettica fra baatismo e salafismo in Medio Oriente. Seconda sfida, sfida delle tecnologie. E confesso che sarà l'insofferenza dell'anziano, ma la mia bianca barba guarda con sempre maggiore fastidio ai manierismi, anche ai manierismi storiografici, ai manierismi critici, ai manierismi delle cose che dicono sempre le stesse cose ad effetto, quelle cose che fanno gli studiosi quando scrivono in nota «non è questa la sede in cui», le cadute divulgative, l'ignoranza del già scritto, la dimenticanza dei classici, l'angustia disciplinare con le quali si studia, anzi si occupa, si dice con una terrificante espressione italiana, ci si occupa di qualche cosa. Nessuno che asfalti le strade d'estate dice che si occupa di asfalto, sarà lì la differenza forse. Non manca nessuno la contezza dell'importanza che ha avere biblioteche più grandi a disposizione, accesso più rapido ad opere ed articoli, insomma tutte le cose che hanno moltiplicato la nostra produzione all'infinito e creato la difficoltà per tutti di dominare una quantità di sapere prodotto che tende ad estendersi. Per esempio, è finita una funzione importante, classica, durata quasi
300 anni, nei quali le riviste erano luogo al tempo stesso di espressione di una community e luogo anche di una specie di serendipity scientifica, dove si trovavano le cose che uno non sapeva che stavano per essere scoperte. Il rischio che noi abbiamo oggi davanti, la sfida tecnologica, è quella che riduciamo la transizione digitale ad un sistema che agisce solo sul fattore tempo. Anziché perdere tempo per girare in 4 km di scaffali per trovare 4 libri, giro con 4 dita su 4 tasti e trovi 4 libri in 4 secondi anziché in 40 minuti. E agire sul fattore tempo può avere degli effetti benefici sul lavoro, può semplificare la vita, ma non è quello che ci sta davanti. La sfida che abbiamo davanti è una sfida che è molto più grande di quella che chiamiamo la transizione digitale, ed è la sfida di riuscire ad avere delle AI for humanities che affrontino il tema di fondo di tutti i nostri saperi, che è un tema ermeneutico. L'interpretazione delle cose che sono state dette, l'interpretazione del dato e l'interpretazione che possiamo costruire con nuovi sistemi. I sistemi di calcolo Bologna ha installato, quando finirà di installarlo sarà già obsoleto, un super computer che si dedica alle analisi predittive, e noi, in questo sistema di calcolo noi sappiamo che ci sono modelli algoritmici che sono in grado di dominare la complessità prevedendone le mille e mille funzioni, i miliardi di varianti. Bene. Tutto questo serve alla nostra ricerca scientifica non per accelerare i tempi di accesso ai libri, ma per alzare la nostra domanda ermeneutica. E Horst Fuhrmann, il direttore di Monumenta Germanie Historica, 30 anni fa, introdusse un grande convegno sui falsi, spiegando che il falso non è un oggetto ma un sistema. Il falso medievale è un sistema che prende in prestito un'autorevolezza che non ha da quello che crede di averla, le pseudo-isidoriane le prendono da Isidoro, e le salda con le cose che ne hanno bisogno. Oggi le scienze predittive del supercalcolo ci possono aiutare a fare il rovescio, giudicare e riconoscere gli scostamenti di ciò che ha già autorevolezza e il modo in cui la si costruisce, perché chi non ci crede legga l'articolo di Vladimir Vladimirovich Putin del luglio dell'anno scorso sulla storia della Russia. La questione dell'interpretazione continua ad essere l'incubatore dove stanno le cose, e l'interpretazione del testo, basta vedere quello che accade sui siti della propaganda violenta di carattere suprematista, salafito, di qualsiasi altra comunità di fede, su quello si gioca. La terza sfida che abbiamo davanti ovviamente è la sfida della guerra. La sfida della guerra in un senso un po' particolare: c'è oggi un vertice supremo dell'ipocrisia europea che pensa che sia arrivata la guerra adesso, perché si è dimenticata quelle dell'Africa, si è dimenticata quelle del Medio Oriente, si è dimenticata quelle del sud-est asiatico, si è dimenticata quelle dell'America centrale, si è dimenticata tutta quella quantità di guerre su cui Papa Francesco aveva coniato quella bella espressione di una guerra mondiale a capitoli. Allora è oggettivo che adesso forse la guerra mondiale a capitoli potrebbe aver trovato il suo rilegatore, che sarebbe una cattivissima notizia, ma non bisogna dimenticarsi che il tempo della guerra ci ha accompagnato fin qua. In questo tempo della guerra i saperi possono fare due cose: possono chiudere le porte e le finestre, attaccare l'aria condizionata e dedicarsi per l'appunto a quelle tre lettere che mancano nel papiro di Ercolano, esattamente come se fuori non ci fosse la guerra. Però possono fare la stessa cosa sapendo che fuori c'è la guerra. Il problema non è smettere di cercare quelle tre lettere che mancano nel papiro di Ercolano, e cercare di saperlo fare trovando quella che è la connessione profonda che sta ad un livello etico, sta a un livello di coscienza, sta a un livello di umanità, per riprendere l'espressione che prima l'assessora Boni e il cardinale citavano, che è quello che ci compete. E diceva prima Francesca Cadeddu, Iuara ha voluto essere sempre nel centro delle città dove è stata, qui a Bologna e Münster, l'anno prossimo Edimburgo in Scozia. Andare nelle città ha un senso. Ricorderete che nell'episodio di Caino e Abele, dopo che Abele ha ucciso Caino, viene cacciato, se ne va, e dice la Bibbia che Caino diventa fondatore di città.
perché l'uomo che non è stato capace di riconoscere la fratellanza, che ha ucciso nella fratellanza, diventa l'uomo che inventa la fraternità delle città, dove non si nasce fratelli, ma lo si diventa. E allora questo alla fine diventa anche per tutti noi che cerchiamo tra lettere perdute in un papiro bruciato di Ercolano una buona ragione per lavorare meglio. Grazie. Grazie professore. E in ultimo, ovviamente non in ordine di importanza, abbiamo un messaggio video di Emanuela Del Re, che è l'inviata speciale dell'Unione Europea per il Sahel. Grazie.
Bene, vi ringrazio per essere stati qui stamattina, per questa apertura. Approfitto dell'occasione, il professor Melloni lo ha menzionato velocemente. Vi auguro che questi giorni siano pieni di, insomma, siano piacevoli, non soltanto per lo scambio accademico, il dialogo che ci sarà, ma anche per il tempo che riusciremo a passare insieme. Al termine di questi giorni faremo l'handover e passeremo, diciamo, il testimone ai colleghi dell'Università di St. Andrews, che ci ospiteranno l'anno prossimo, il prossimo giugno, dal 19 al 23 giugno. Qui ci sono due rappresentanti dell'università, siamo molto contenti di poter trasferire a loro questo testimone, quindi grazie a tutti e buona giornata.